tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda, se riesco a prenderlo, per quanto riguarda acquisti fatti da Panda. Allora, ho fatto degli acquisti, sto girando dei video, è un bel po' che non giro video perché non sono stata bene, che posa sexy. Comunque, ha un bel po' di video che, cioè, ha un bel po' di tempo che video non ne giro, quindi sono un po' affaticata, ma non fa niente, visto che sono truccato, volevo girare alcuni video. Questo acquisto è stato fatto in un po' di tempo fa, ma non l'ho nemmeno aperto, nel senso che avevo controllato i prodotti, ma poi l'ho lasciati lì perché pace amen. Volevo farvi vedere cosa ho acquistato. Ho visto una nuova linea per quanto riguarda Pink Panda e volevo provare qualcosina, e quindi ho deciso di prendere qualche cosa, tra cui la marca è questa qui, la Kind Natured. L'odore è pazzesco, quello che si sente. Comunque vi dico ad esempio cosa sono. C'è scritto in italiano? No, non c'è scritto. Comunque, io ho nel cellulare un'applicazione su Google che mi fa la traduzione istantanea ed è una cosa bellissima. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere, che bella questa cosa. Perché non prepararseli prima? Allora, questo è una crema giorno, vedete? Che cos'è? La tecnologia. Allora, questo è un latte di cocco e cotone ed è una crema giorno idratante quotidiana. Comunque una crema giorno idratante e ha il 97% naturale ed è vegan friendly ed è 75 ml di prodotto. Sinceramente non so com'è, non è, io non l'ho provato assolutamente perché non ho avuto la possibilità, sinceramente. E ma il prodotto, le profumazioni di questi prodotti, perché avevo visto se era tutto intatto nel pacchetto, cioè la profumazione che si sente, mamma che bello, bello. Questo è profumo di cocco, infatti è cocco, sì. Buona, mamma mia, buona, bella, bella come crema. Comunque, ovviamente questi sono prodotti che proverò in seguito, non tutti adesso. Poi un altro prodotto che ho preso è questo, ed è un è al ginseng e che cos'è questo? Grapefruit. Aspettate, che ve lo dico subito. Ginseng e polpelmo, ed è un contorno occhi, ed è questo qua. Vediamo se si riesce a vedere. Ginseng e polpelmo. Io ho preso tutto un set per fare, diciamo, una detersione, per provare tutti i prodotti, per fare una base un po' più particolare, ed è 15 ml di prodotto con 6 mesi di scadenza. Poi ovviamente li aprirò e li utilizzeremo insieme in qualche video. Ditemi se vi fa piacere questa cosa, così la faremo veramente insieme. Poi un altro prodotto, ed è questo, ed è sempre ginseng e come vi ho detto poco fa, ginseng e pompelmo, e questo è una maschera jelly face, ed è una maschera per il viso. Sì, devo bere l'acqua. Questa è una maschera per il viso, dice che ti rigenera il viso, quindi sembri molto molto più giovane, quindi l'ho presa apposta, ed ha 100 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Io non apro tutte le cose perché ovviamente, come vi ho detto poco fa, voglio fare il video insieme a voi. Poi un altro prodotto, mamma mia, questo fa un profumo, avete presente quando entrate da Lush, sentite quei profumi belli forti? Buono, sempre ginseng, sempre della stessa linea,
Questa è una maschera esfoliante ed è un detergente, una maschera esfoliante detergente. Io avevo scritto qua detergente, quindi è un detergente ed è il 97% naturale, 125 ml di prodotto. Io ovviamente di questi prodotti non vi so dire niente perché non li ho mai utilizzati. Poi qua in italiano non c'è scritto, quindi poi mi farò la traduzione e vedrò il da farsi. Però non vi ho detto i prezzi, cretina. Sono io, eh. Vabbè, ve li scriverò sotto perché qui ho la fattura e tutto, però ve li scriverò giù nell'info box, se no perdiamo tempo. Non voglio farvi ogni volta dei video lunghissimi, tipo troppo eterni. Ah, poi ho preso la maschera, questa qui della 7-Eleven, mi piace tantissimo questo tipo di maschera, ed è la maschera nera all'argilla. A me piace tanto, io la lascio, la faccio spesso diciamo in inverno. Allora, io vi stavo dicendo che questa la utilizzo quando mi faccio il bagno, aspetto un pochettino che il vapore va sul viso, lo sciacquo bene 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 e poi metto questo, lo faccio stare 15 minuti e poi lo tolgo. Mi piace tantissimo perché ovviamente con il vapore i pori sono belli aperti e riuscite anche a fare uno scrub molto molto efficace, ve lo consiglio. Poi un altro prodotto, gli ultimi tre ci sono. Cosa ho preso? Non me lo ricordo. Questo cos'è? Questa è Shea Aloe, ma non so cosa sia. Vediamo. Ah, è un detergente viso calmante e lenitivo. È un gel detergente naturale ed è al karité e all'aloe. Quindi Shea è karité e aloe è aloe. Intelligente. E ho preso questo pure, non me lo ricordavo. Comunque è un gel detergente. Ah, vero, perché questo è stato nel periodo quando ho preso gli altri gel detergenti dove l'ho preso? Da Acquasapone e da altre parti. Comunque buono. Vediamo se sente il profumo. Ma che profumo! Buono, mamma mia, mi piace, lo devo provare assolutamente. Poi altri due prodotti e poi abbiamo la busta. Questa qui sì, abbiamo finito. Allora, gli altri due prodotti non so cosa sia. Io avevo la forbice qua, ce l'avevo qua, io me lo ricordo, era qua. Scusate, ma è tanto che non parlo con qualcuno. Ah, ho preso, perché non me lo ricordavo, ho preso della Revolution Pro, questo qui, ed è il fondotinta Lightning, ed è quello chiaro chiaro, e questo lo voglio utilizzare per, diciamo, aiutare l'altro fondotinta che è quello di... Comunque avevo preso un fondotinta scuro, adesso non mi ricordo perché è passato un bel po'. Avevo un fondotinta scuro e mi serviva qualcosa di più chiaro, però essendo quel fondotinta un po' liquido, volevo utilizzare qualcosa di simile. E come simile ho trovato questo qui, ha la boccettina in vetro ed è il mixer per fondotinta. Queste sono delle gocce che voi mettete assieme al fondotinta e lo fate più chiaro, più scuro, dipende. Io ho preso la parte quella più chiara. Poi un altro pacchettino. Cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Non mi ricordo proprio. Ah, avevo preso un blush della linea Lovely Natural Beauty Blush ed è questo. Questo qua. Ed è tipo le confezioni quello. Sembra che ci sia una ditata. Sono le confezioni tipo di Colourpop, non lo so. A voi sembra che ci sia una ditata o no? Questione di principio, mi sembra che ci sia una ditata. Vedete il dito? Io non l'ho nemmeno toccato perché poi sono stata male, quindi non l'ho nemmeno toccato. Bah, non lo so. Comunque, poi vi metterò giù nell'info box i prezzi. Adesso andiamo ad aprire questa, che è la Hello Spring Mystery Bag.
andiamo a vedere cosa c'è all'interno e vediamo un po'. Allora, andiamo, perché qua c'è una cosa già grandissima ed è, sì, qua stanno cadendo tutti di più, della, ho sentito rumore, della Weibo, ed è una Smoky Edition Good Gonud Better Pigmentation. E andiamo a vedere ovviamente come, anche se tramite i colori che sto vedendo adesso, io non ho visto altri video perché non avevo nemmeno la forza di guardare qualche cosa, ma non so se alcune persone che hanno fatto acquisti da Pink Panda hanno preso questo tipo di palette. Ah, è in latta tipo le Naked, ed è così, vedete, è tutta in latta, la parte dietro è così. Mi scuso sempre per il ventilatore, ma sta facendo troppo caldo. Vediamo se riesco. Ah, è uguale alla Smoky. Wow, che carina, guardate, è uguale alla Smoky di Urban Decay, molto 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 bella davvero. E niente, anche questa con il pennello, bello, bella bella veramente. Poi andiamo avanti. Andiamo a vedere cosa ci propone ancora Pink Panda. Ah, questa è la maschera sempre della 7-Eleven ed è Hot Spring Sauna Mask, ed è questa. Poi, ah, questo è quello che ci ha preso la Lizzy, la Unicorn Magic Lipstick, se non mi sbaglio la Lizzy ne ha presi un bel po'. Io non ne ho nemmeno uno di questi. Io lo apro, poi credo che non, se io non mi interessa una cosa, sapete tutti che io non la utilizzo nemmeno la swatch, quindi, però ovviamente la curiosità c'è, voglio vedere com'è, anche se spesso poi mi vengono a dire, ma io sono tua sorella, non mi mandi mai niente, ma che carino, oh, guarda il mio trucco. C'è un unicorno giallo, bellissimo, guardate. Adesso mi guarderò il video dove li fanno vedere, se mi piace lo tengo. Poi giallo in onore di Raffaella Carrà, cioè bellissimo proprio in questo periodo, in onore suo, della regina veramente della televisione Raffaella Carrà. Il suo colore preferito è il giallo. Era il giallo, scusate. Poi andiamo avanti. Non so quante cose ci sono. Ah, un altro prodotto. Se non mi sbaglio, questo pure, solo quelli che ha trovato lei. Però non mi ricordo della palettina così grande che lei l'ha, cioè se lei l'ha trovata. Fabi, in caso dimmelo se hai trovato la palettina così grande. Io non mi ricordo sinceramente. Questo è il prodotto. Wow, ma che carino, guardate, con le labbra. Questi sono una collezione veramente. Questo colore non lo so se mi piace proprio, è un nude color carne. Non lo so, questo lo devo swatchare sinceramente per sapere se mi piace oppure no. Andiamo avanti. Un altro prodotto, uno smalto, e non c'è niente più. E questo è uno smalto, io faccio la ricostruzione, quindi a me non interessa. Allora, devo essere sincera, mi incuriosisce tantissimo sia il rossetto che il balsamo. Se non mi sbaglio, questo qui cambia colore in base alla temperatura delle labbra, credo che sia. Di questo vi farò sapere, però sicuramente metterò in palio i prodotti, questi qua ricevuti, e poi metterò qualcosa ovviamente di mio come ogni pacchettino. Quindi non lo so,
se siete connesse, se siete attive anche per quanto mi riguarda, mettete dei commenti qua sotto. Se non mi sbaglio, c'è anche il simbolino dell'unicorno, visto che il rossetto era dell'unicorno, mettete l'unicorno e chissà se verrete premiate. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. E niente, il fatto che sono rimasta a letto per quasi 2 settimane mi ha rimbambito ancora di più e sinceramente mi sento molto più cretina di prima, ma credo che mi faccia molto piacere questa cosa. Per quanto riguarda gli acquisti Pink Panda è tutto, io vi mando un grossissimo bacio. Se conoscete questa marca e vi è piaciuta tantissimo, ditemi cosa ne pensate, vi aspetto giù nei commenti, voglio sapere di tutto e di più. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto e vi mando al prossimo video. Quindi, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao!